Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Savosa e sono qua per mostrarvi una casa di 5 e mezzo locali. Una casa che si sviluppa su ben 3 livelli ed ha una superficie totale di circa 250 metri quadri. Questo è l'ingresso principale, si accede in questo ampio atrio di circa 18 metri quadri. Abbiamo la scala che porta al piano superiore rispettivamente a quello inferiore e già qua abbiamo due stanze con due bagni, il primo che serve la prima cameretta, questo bagno completo di box doccia, il water, lavabo e poi la specchiera. Ha una superficie di circa 3 metri quadri. Qua abbiamo la prima camera con accesso alla prima terrazza, abbiamo un totale di 3 terrazze. Questa camera nello specifico ha una superficie di 13 metri quadri, poco superiore ai 13 metri quadri. Di fronte abbiamo la prima camera doppia con anche bagno in suite. Questo è completo di vasca, purtroppo non c'è corrente, la vasca prosegue dietro al muro. È tutto specchiato questo bagno. Poi water, il bidet e qui il lavabo con grande specchiera. All'ingresso della camera abbiamo anche un armadio completo, anche questo con specchi, e poi la camera. Camera ha invece una superficie di 16 metri quadri, giusto un po' più grande rispetto alla prima, e abbiamo anche da qua la possibilità di uscire sulla terrazza. Ripeto, le terrazze qua sono in totale 3, porte scorrevoli per uscire, e da qua. Bel terrazzo di circa 30 metri quadri, una parte anche coperta. Abbiamo una bellissima vista, abbiamo il lago, sopra si vede anche meglio, la zona è una zona residenziale di sole case praticamente, non ci sono palazzi qui nei dintorni, vista quindi aperta, ripeto 30 metri quadri. Ora andiamo a vedere il piano inferiore per poi risalire e andare poi al piano superiore. Anzi, prima qua abbiamo la lavanderia privata, è un locale di circa 8 metri quadri, già completo di lavatrice. Quindi il lavandino. E da questa parte abbiamo parte tecnica, quindi caldaia, sono le varie valvole per quello che concerne il riscaldamento. Riscaldamento poi è alimentato, da serpentine. Adesso scendiamo al piano inferiore. Qua abbiamo le scale, purtroppo non c'è luce, spero che il video non ne risenta troppo. Allora, qua sono in un ampio atrio, vedete c'è anche uno specchio, è un armadio a muro, il locale qua è di 16 metri quadri, mi dispiace davvero che la qualità perde un po'. Abbiamo un corridoio che porta alla zona posteggio, quindi abbiamo il posteggio immediato in casa, ecco qua, posteggi coperti, esterni coperti, questa mia. Quindi da qua entriamo direttamente in casa. All'ingresso subito si trova un locale deposito, cantino, può anche essere un locale hobby, a dipendenza delle necessità. Questo ha una superficie di 16 metri quadri. E quindi proseguendo appunto questo atrio dove dicevamo poc'anzi, qui gli armadi a muro sulla destra, e a salire le scale che portano al piano terra, piano zero. Andiamo su e saliamo al primo piano. Questo è il piano d'ingresso, siamo arrivati, quindi abbiamo visto adesso il secondo ingresso. E andiamo finalmente su. Piano giorno, cucina, salotto e quant'altro. Da qua, guardate che bella luce che entra. C'è questo muro divisore, che in realtà anche un lucernario che guarda proprio sul atrio del primo ingresso, e questa è tutta la zona giorno. Il salotto,
con una superficie di 26 metri quadri e la possibilità di uscire sul terrazzo. Lì una camera, andiamo a vederla. Da questa parte invece la sala pranzo e poi l'accesso alla cucina, diciamo da qua. Cucina ha una superficie di circa 14 metri quadri, è però ben arredata, direi che lo spazio per eventualmente un tavolo è proprio qui di fronte, poi due, tre persone, magari quattro. Andiamo alla cucina, da cosa è composta. Abbiamo qui una colonna frigo e poi congelatore sottostante, tutto piano di lavoro con diverse cantine che possiamo sfruttare, dispensa, quindi la lavastoviglie, il piano cottura in vetro ceramica, forno ad aria e di nuovo una colonna frigorifero e sopra troviamo un congelatore, quindi doppio congelatore e doppio frigorifero. Cucina total white con finestra su ambo i lati, da qua vediamo le montagne, il civico che è praticamente in linea d'aria di fronte a noi, e da questa parte invece abbiamo la terza terrazza. Questa ha una superficie di 23 metri quadri, adesso andiamo a vederla. I serramenti sono in alluminio con vetri doppi. Qui c'è un ulteriore piccolo deposito che si può sfruttare. È vuoto in teoria. Piccolo deposito, ecco qua, finito. Questo metro quadro di spazio. Abbiamo tutta questa terrazza che può essere piacevole sfruttare magari d'estate quando il sole è ormai calato qua dall'ombroso, un po' più fresco. Qua la zona appunto pranzo, sala da pranzo, questa ha una superficie di 18 metri quadri e si affaccia sia sulla cucina che poi sul salotto. Il soffitto qua è un po' particolare, questa forma un po' triangolare. Vedere. E ora la stanza, l'ultima stanza, questa ha anche un suo, abbiamo un disimpegno, sulla sinistra la camera con uscita sulla terza ed ultima terrazza e proprio all'ingresso, eccola qua, il bagno completo di box doccia, doppio lavabo, dietro si trova il water con bidet e poi anche una finestra. Questa è probabilmente la camera più adatta come camera matrimoniale. Da qua usciamo sulla terrazza, questa ha una superficie invece di 26 metri quadri, per grandezza è la seconda praticamente, coperta parzialmente, abbiamo in realtà solo questo spazio che non è coperto, anche qua siamo coperto. Ecco qua, bellissima vista, montagna sul verde, il lago, quello è l'ingresso principale che poi ci porta, siamo l'ultima casa del vialetto, la proprietà. Ed è tutto, venite a vedere personalmente questa bellissima casa, 5 e mezzo locali, 250 metri quadri a Savosa. Vi ringrazio, è tutto, ti affitto.